Ciao a tutte ragazze. Allora, mamma mia che caldo che fa. Ho fatto un ordine di erbe, tanto per cambiare. Ormai su questo sito compro tipo una volta al mese, ma anche di più a volte. Ho fatto un ordine molto carino, nel senso ho ordinato un sacco di cose. E volevo farvi subito il video, ma ho avuto una reazione allergica, che ancora ci sono delle tracce, insomma. Però ho avuto, era la fronte, era totalmente cosparsa di bolle, un macello. E quindi ho detto, vabbè, ve la evito questa visione raccapricciante. E quindi ora che la situazione, insomma, è un po' migliorata, vi faccio il video. Allora, comincio subito. Prima cosa, come magari qualcuna sa, perché mi ha seguito altri miei video, mi sono innamorata dei pennelli della Real Technique. Ho preso già due set, sempre da questo sito americano, e ho voluto prenderne altri due, perché oltre ai set ci sono anche dei pennelli singoli che si comprano a parte, e ho preso questi due, ovvero sono sporchi perché li ho usati, ovviamente li uso sempre, li uso tutti i giorni, sono stupendi. Sono il Blush Brush, che è questo qua, vabbè tanto vi scrivo tutto. Questo qui è morbidissimo, è fantastico, io ci metto sia la terra che il blush ed è meraviglioso. E questo qui invece è lo stippling brush, ovvero quindi una specie di duo fiber, quindi ha due fibre, bianche più morbide al centro, le nere all'esterno sono più corte. Io lo adoro per stendere la crema colorata o il fondotinta liquido. Buone, sono fantastici, vi faccio vedere anche le scatoline. Ho tenuto per voi che butterò ben presto, eccole qua, e magari se poi vi interessa vi farò una review completa su tutti i pennelli Real Technique che ho. Meravigliosi, stupendi, li ho già usati, sono due settimane che li uso, li ho lavati, stralavati, non hanno perso un pelo, sono stupendi. E la cosa bella di questi pennelli poi, a differenza di altri, è che una volta che lavati, quando li lascio ad asciugare, assumono subito la loro forma e non ci sono peli che vanno in orizzontale come succede ad altri pennelli. Sì, scusate, mi leggo i capelli perché... Oh mamma mia! Quanti gradi sono? Questo è il momento vlog. 34... 34 e 3. Mamma mia! E 34 e 3 all'ombra, perché il sensore lì all'ombra. Va bene, andiamo avanti. Quindi i pennelli, che secondo me è proprio la cosa più bella di tutto l'ordine. Poi ho voluto provare due creme viso. Non sono queste, mi hanno dato allergia. Queste due creme per il viso alla pappa reale. Credo che la base sia la pappa reale o il miele. Il miele. Questa blu, eccola qua. Si presenta così, è quella teoricamente più da notte, ma metterà a fuoco? Mica lo so. Boh. Vabbè, tanto vi lascio scritto tutto come al solito. E questa qui, questa è con la pappa reale, è un antiossidante, cioè è ricca di antiossidanti di origine biologica, tutti gli ingredienti sono di origine sempre biologica, vi lascio le foto dell'INCE e di tutto, senza parabeni, senza sodio bloridrolfato, senza fragranze sintetiche, quindi anche questa ovviamente non testata su animali, un prodotto ottimo. E questa qui l'ho già provata, ve l'ho detto, sono 30 ml, questo qui l'ho già provata e devo dire che mi sta piacendo tantissimo, mi sta aiutando anche per questo delirio che ho, e devo dire, è una crema fluidissima, ora a parte i 40 gradi, però insomma è una crema che rimane molto fluida, si assorbe subito e già questo depone a suo favore. L'odore a me piace molto, è molto buono,
Quindi mi sta piacendo parecchio. E questa qui invece è quell'altra. Questa qui è quella da giorno. Ora cosa cambia di preciso non ho idea, però qua, qui c'è scritto che è nutriente con burro di karité. Io forse l'avrei fatto al contrario, perché considerando che questa blu si asciuga benissimo. Ora questa qua non l'ho ancora provata, ma secondo me questa è più grassa dell'altra, quindi forse bisogna fare l'inverso. Vabbè. Quindi questa sempre con una miscela di mieli biologica, che è credo la caratteristica principale di questa marca, che è la Bioceuticals. Quindi sì, credo che sia tutto di origine dalle api. Eccola qui, ovviamente riscrivo tutto, sempre 30 ml e niente, di questa non so dirvi ancora niente perché non l'ho ancora provata. Vi farò sapere. Sempre di questa marca, che mi aveva incuriosito, non ho ancora provato mai niente di... Ho preso dei burri, eccolo qua, dei burri per le mani. Questo è all'arancia e al miele, costavano una stupidaggine. Però c'è olio di girasole, olio di cocco, di oliva, burro di cacao, olio essenziale di arancia, sempre questa miscela di mieli biologici. Vabbè, quindi un insieme di burri e oli, vegetale, completamente vegetale, che loro consigliano per le mani, ma poi potete usare per fare degli impacchi, sulle mani, sui piedi, insomma, tutto quello che potete fare con una base burrosa. Poi, altra crema che ho preso, sempre per il viso, è questa qui. Mi ha incuriosito primo perché la Desert Essence la adoro, è un'ottima marca, ho provato un bel po' di cosine e mi è piaciuta molto. È una pelle per... sì, una pelle. È una crema per pelli normali con olio di jojoba e aloe vera. E la cosa è che sono 120 ml di crema, cioè il vasetto è enorme, ed è una crema viso. Vabbè, comunque, l'inci molto buono. Anche qui è una crema vegana, sì, è riciclabile, gluten senza glutine, biodegradabile, cruelty free, senza fragranze, senza parabeni, senza derivati di origine animali, senza fragranze artificiali, senza derivati del petrolio, quindi senza paraffine, senza oli minerali, senza petrolati. Senza SLS, i vari PEG. E questa qui non l'ho ancora sigillata, quindi anche di questa non so dirvi niente, né di odore né di consistenza né niente. La lascio sigillata perché prima volevo finire queste due, quelle altre due un po' più piccine, e poi dedicarmi al flacone gigante. Poi ho voluto provare questa, che è una crema per i piedi. Si chiama Foot Cream ed è la Candy Mint, ovvero, infatti dico Candy Mint perché anche qua ovviamente inci ottimo, senza schifezze, vi lascio il tutto, e ha di buono che è mentolata, quindi dà un po' di senso di freschezza, e mazza quanto è rossa, cioè i colori della videocamera sparatissimi, vabbè. Ha questo profumo che è tra il dolce e la menta, sembra veramente, c'ha un profumo stranissimo, veramente buonissimo, si assorbe benissimo, si assorbe subito, non è grassa. E va benissimo per i piedi e le gambe, questo periodo poi che comunque fa caldo e uno magari sta sempre con i piedi nudi, a me si seccano molto più facilmente, quindi uso sempre una crema. Sono tre saponette. Allora, per prima ho ripreso questa, che è una saponetta ayurvedica alla lavanda, che avevo già preso e mi ci sono trovata divinamente. È l'unica saponetta che ho provato veramente che non mi secca la pelle. Incredibile, è fantastica. Questa qua è veramente ottima. Il prezzo è bassissimo, è totalmente di origine vegetale e con olio di neem, quindi un olio purificante o comunque che aiuta ad aumentare il potere sanitarizzante del sapone. Mi piace un sacchissimo questa, buonissima questa saponetta, ayurvedica. Dopodiché,
preso questa qui, sempre della Desert Essence, quindi questa ditta americana che mi piace tantissimo. E questa qui è al tea tree oil, quindi per i brufolini, i brufoletti, i brufolazzi. Senza ingredienti di origine animale, senza alcol, senza detergenti artificiali, senza coloranti e senza fragranze sintetiche. E quindi ha un'azione antisettica grazie al tea tree oil, quindi ottima magari nei casi tipo questo in cui c'è bisogno di un pochino di un'azione antibatterica, mettiamola così. Poi, questo qui è della Neem Aura, che non ho mai provato, ed è una sapone alla lavanda e all'avena, per pelli molto molto sensibili. Metti a fuoco, per favore. No, eh? No, eh? Bastarda. Vabbè, comunque ve lo metto la foto. È un sapone fatto a mano con olio di neem, anche qui. E ci dice che la potete usare per le mani e per il corpo. Tutti ingredienti di origine naturale, senza ingredienti sintetici. Usiamo solamente gli oli più raffinati, senza derivati di tipo animale. Cruelty free, vabbè, la solita trafila, ipoallergenico. E da pe per pelli ultra sensibili fino a pelli normali. E poi che c'è di cosa c'è dentro? Vediamo un po'. C'è olio di palma, olio di cocco, olio d'oliva, l'olio di neem, la lavanda, l'avena, l'arancia dolce, l'olio di arancio dolce, il cedro, l'olio di legno di cedro. E l'estratto di rosmarino dalle foglie di rosmarino. Quindi, insomma, una bella sabonetta. O almeno gli ingredienti. Gli ingredienti sembra buona. E vedrò, anche perché le sabonette durano una vita. Ancora sto finendo questa e saranno 2 o 3 mesi che l'ho presa e me ne sono innamorata. Che dire altro? Ho finito tutto? Sì, niente, per quest'ultimo ordine di erbe è tutto. E ora mi sto contenendo. Ho deciso che il prossimo ordine lo farò a settembre. Quindi sto resistendo e ce la farò. Ce la farò, forse. Nel caso, comunque, vi farò vedere cos'altro ho ordinato. Vi mando un bacione. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.